Para mí un gran placer dar la bienvenida al presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, excelentísimo señor Matteo Renzi, y lo invito a dirigirse a la Asamblea General. Rinnovo da questo podio l'appello a tutte le parti che in Libia aspirano a una pace legata ad una nazione unitaria, a unire gli sforzi. I fratelli libici devono sapere che non sono soli, che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite non si è dimenticata di loro e l'Italia è pronta a collaborare con un governo di unità nazionale e a riprendere la cooperazione in settori chiavi per ridare alla Libia un futuro. Se il nuovo governo libico ce lo chiederà, l'Italia è pronta ad assumere il ruolo guida in un meccanismo per l'assistenza alla stabilizzazione del Paese autorizzato dalla comunità internazionale. Fieri delle nostre radici, del nostro rinascimento, abbiamo la più alta concentrazione al mondo di siti dell'UNESCO. Ecco perché ci candidiamo insieme a tutti i Paesi, partner e amici, ad essere custodi della cultura nel mondo, portando avanti azioni concrete sia da qui a New York City, sia a Parigi con l'UNESCO, attraverso United for Heritage, i caschi blu della cultura. Sulla base di un modello che abbiamo sviluppato in casa nostra, proponiamo di istituire una task force internazionale con membri militari e civili per operazioni di tutela e ricostruzione dei siti storico-artistici. Perché qui sta la nostra identità. Tale task force sarà a disposizione dell'UNESCO e potrà essere schierata nel quadro delle missioni di pace delle Nazioni Unite. L'Italia farà orgogliosamente la propria parte. Grazie. Partigiano, portami via, oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, di morire, se io muoio, da partigiano, oh, bella ciao. Lo slancio ideale di Pietro Ingrao, sempre presente nella sua azione pubblica, unito alla sobrietà e al rigore del suo stile di vita, hanno insegnato a diverse generazioni che la politica può essere una cosa bella, coinvolgente, fatta per il bene comune e non per tornaconto personale. Adesso sei volato libero da qualche parte, ma sei dentro di noi e continuerai ad arricchirci, ad arricchire con il tuo amore le nostre vite. Ciao papà, ciao nonnino, ti vogliamo bene. È difficile da estrarre un ricordo dai ricordi, perché in fondo la mia generazione, che è quella generazione che è succeduta Pietro Ingrao, ha avuto la fortuna di poter camminare con questi maestri. Come diceva Bernardo, siamo nani seduti sulle spalle di giganti. Noi abbiamo avuto questa consapevolezza. Beh sì, secondo me di quel patrimonio sono andate sprecate troppe cose. Vediamo le bandiere dei sindacati, vediamo le persone semplici che sono venute a omaggiarlo, vediamo anche un senso di comunità che si è persa tanti anni fa. Ripeto, ci siamo spesso preoccupati di costruire carriere piuttosto che idee politiche. Ingrao invece faceva il contrario, ha rischiato sempre. Ma credo la necessità di battersi sempre contro le ingiustizie sociali che sono grandi e di rifarsi ai valori della nostra democrazia, della nostra Costituzione, che è stata conquistata con la lotta, che è stata conquistata dal movimento operaio, con lotte, con difficoltà. Stamattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono svegliato e ho provato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao,